Allora, stanno uscendo i tifosi. Un brutto Napoli stasera. Un po' delusi. Un brutto Napoli, ragazzi. Un po' delusi. Eh sì, c'è delusione. Un brutto Napoli stasera? Un po' bruttino. Cosa che non ti è piaciuto? Un po' tutto. I cambi ti hanno convinto? No, proprio no. Avresti tenuto Osimhen fino alla fine? Sì. Decisamente. Allora, questo Napoli assolutamente da rivedere dopo stasera. Qualcuno metteva anche in dubbio García, lei che dice? García deve essere sostituito, ma pure De Laurentiis forse. Allora, Grangelo aspetta 3-1 per la Fiorentina, partita chiusa, gol di Nico Gonzalez, un contropiede italiano per quella quarta volta su 6 espugna con la sua squadra meritatamente il Maradona. E qui si apre, ragazzi, un processo chiaro secondo me a Napoli, a García, che ha grande responsabilità, e a una squadra che mi sembra davvero abbastanza alla deriva tattica ma anche dal punto di vista morale. Dopo il 2-1 il Napoli si è spento, ha provato con un paio di giocate di Kvaratskhelia, un colpo di Simeone parato in angolo ma in maniera abbastanza agevole a Terracciano, e un tiro di Gaetano che poteva essere migliore ma di sinistro, non il suo piede. Napoli capitola terza volta su 3 gare interne contro le squadre un po' più forti di quelle largamente inferiori al Napoli, tipo Frosinone, Sassuolo, Bologna e Genoa. E il gesto di Osimhen che guarda in alto con le braccia incrociate dice tutto. Napoli che perde un'occasione importantissima di accorciare sull'Inter, di restare terzi e di essere a 4 punti ancora dal Milan. Addirittura il Napoli adesso invece è arrivato a 6, giusto, dal Milan, anzi a 7 punti dal Milan, perché a 14 punti con la Fiorentina che in questo momento è quarto in classifica, nel posto dove doveva stare quantomeno il Napoli questa sera. Lindstrom fermato agevolmente, partita praticamente finita. Vedremo, e Angelo magari ci dirà come commento sonoro se ci sono stati fischi a fine partita o meno, le facce un po' smarrite di Anguissa e Osimhen. Torniamo da Angelo perché la partita è praticamente finita. Napoli 1, Fiorentina 3, capitolo del Napoli, crisi che a questo punto si apre perché non possono bastare 2 vittorie con Lecce Udinese per dare linfa a una stagione. A te, Angelo. Eh sì, la partita scivola via, scivolano via delusi anche i tifosi. Voi venivate dalla Germania, mi dicevate. Da Dortmund per questa partita. La prima volta che siamo entrati nello stadio è una prima delusione. Eh beh, una grande delusione, signore, una grande delusione. Da studio dicevano, il Napoli quest'anno ha giocato 3 partite. Da studio dicevano il Napoli quest'anno ha giocato 3 partite con 3 squadre di livello, Lazio, Real Madrid e Fiorentina, le ha perse tutte e 3. Cos'è che non va? L'allenatore bisognerebbe cambiarlo secondo te? Sì. Portiere allenatore. Probabilmente sì, cambiamo l'allenatore, ragazzi. È meglio. Insomma, senti Dario, i tifosi lo chiedono a gran voce il cambio dell'allenatore, lei? Anch'io, concordo. Non convince questa squadra che è in confusione, che è smarrita, anche i cambi non hanno convinto stasera? Niente, non ha convinto niente, è una partita brutta, la Fiorentina è una squadra che gioca a memoria e si è visto. E noi invece siamo una squadra che purtroppo non segue più l'allenatore. A proposito di allenatori, peccato non aver insistito forse un po' di più per Italiano quest'estate, abbiamo visto fischi sonori per la squadra, sì. Italiano, Thiago Motta, c'erano gli allenatori, lui è un allenatore straniero che non allenava a alti livelli da un sacco di tempo, si è visto, la prima cosa che deve fare secondo me è cambiare l'allenatore. Brutta partita contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina, 3 squadre di alto livello, sono arrivate 3 sconfitte e per giunta tutte in casa. Assolutamente sì, ragazzi, c'è poco da dire perché García anche oggi ha sbagliato un'altra volta a togliere l'infortunio di Anguissà e poi ha messo uno che non è di ruolo, che è Raspadori, quindi bisogna cambiarlo, dai. Ma poi squadra che è letteralmente scomparsa dal 60esimo al momento del gol di Bonaventura, il Napoli è scomparso al gol di Bonaventura, detto che aveva sofferto terribilmente anche fino all'1-1. Le sostituzioni non mi sono piaciute, non si può mettere un mediano al posto di un attaccante, poi devi togli il mediano e metterlo all'attaccante. Tanta confusione. Sta un po' in confusione l'allenatore. Qualche giocatore sta sotto, non sta bene. Sì, insomma è un coro unanime quello che arriva da qui, dal Maradona, fischi sonori e un po' tutti, Dario, chiedono il cambio in panchina.
Grazie davvero ad Angelo Giuliani, Amato Di Sunno per la parte tecnica, per i continui e ottimi collegamenti, purtroppo amari nel finale, anche con contestazione. C'è un amico che ci ha chiamati al telefono, poi partiamo anche con il post partita e con i vostri commenti. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, come ti chiami? Sono Silvio da Battivaglia. Ciao, ciao, buonasera. Senti, io l'ho sempre detto al primo giorno, Garcia non è un allenatore da Napoli. Io ero più contento se veniva Sosa da Salerno, credimi, perché tu stai perdendo 2-1, a Osimhen non lo devi togliere, gioca Osimhen e Simeone, mi metti Gaetano a posto di Lobocca, ma siamo scherzando. Lo so, è vero, anche Politano Caiusto è stato... Allora, a Napoli bisogna fare una rivoluzione, il presidente deve capire, perché noi siamo in Napoli, non siamo una squadra provinciale. Campione d'Italia, qua, peraltro, grazie, esatto, caro amico, carissimo. Esatto, qua si viene a giocare, che so, il Treviso, viene a Napoli, viene a vincere. Hai ragione, grazie per il tuo intervento. Beh, insomma, c'è grande delusione, grande rabbia. Tra poco parleremo anche di Audace Cerignola a Benevento, tra un istante con il collegamento, ma molto sul Napoli, Garcia, conferenze, ma state con noi assolutamente. Primo giro rapidissimo di opinioni su questa sconfitta 1-3 del Napoli, la Fiorentina, doveva essere l'occasione per non farci parlare, per non dare biscotti ai giornalisti, ha detto Garcia, come se noi ci si bassi in polemica. Io penso che il panettone, caro Garcia, sei tu che non lo mangerai, altro che biscotti. Paolo Specchio. Guarda, io credo che questa sconfitta riapre una ferita che si era cominciata a creare, poi sembrava rimarginata per le prestazioni buone con squadre italiane di medio valore, comprese anche la buona prestazione con Real Madrid, che però, parlavamo fuori onda prima dello scollegamento, io e te non eravamo poi tanto contenti di questa partita con Real Madrid, perché ripeto, noi abbiamo concluso la partita con Real Madrid con gente fuori posizione, con un centrocampo fatto da Spadore e Cajus, ma erano usciti Robot, Kazelinski, Anguissa, cioè delle istituzioni che, ma non sono solo quelle. Siamo, che guarda, noi siamo in diretta, Paolo, ti interrompo un attimo perché dobbiamo andare di nuovo a Angelo Giuliani per un ultimissimo collegamento. Siamo rimasti, chi ha avuto la bontà di seguirci anche su Facebook, siamo rimasti in silenzio per 2-3 secondi, ma era davvero stato chiedendo Zelischi e Osimhen. Andiamo da Angelo Giuliani per un ultimissimo collegamento. Angelo. Sì, un ultimo collegamento, Dario, dal Maradona. Allora, squadra totalmente in confusione, è il caso di cambiare Garcia secondo lei? Non lo so. Squadra completamente in confusione, è il caso di cambiare Garcia? No, il presidente ha sempre ragione. Se questi giocatori vogliono 12 milioni di contratti e non se lo meritano. Si riferisce a Osimhen? Se devono andare. Quindi l'allenatore non ha colpe secondo lei? Garcia deve allenare un'altra squadra, il Napoli no, perché avevamo tante opportunità, Garcia è proprio scarso. Grazie. Allora, una serataccia, un Napoli... Una serataccia, via un Napoli. Da Napoli, esatto. Via da Napoli, Garcia. Eloquente, Dario, questo tifoso. Garcia via da Napoli, va bene. Grazie allora alla parte tecnica ad Amato Di Sunno. Dario, ti restituisco definitivamente la linea. Se riesci a fare un altro paio di tifosi al volo proprio. Giusto due. Che tifoso. Allora, una serataccia, ma Garcia è il caso che rimanga, secondo lei? Non lo so. Sono ancora molto in dubbio, sinceramente, su questo allenatore. Tanta confusione si è vista stasera, soprattutto nei cambi. È vero, purtroppo è andata così. Grazie. L'ultimo. Facciamo l'ultimo e poi restituiamo la linea. Allora, una brutta serata, una serataccia per il Napoli. Garcia, è il caso di avvicendarlo secondo lei? Purtroppo questa partita qui era difficile dopo la Champions, l'ho visto un po' stanco in campo. Però come sostituzione diciamo che... non sta andando tanto bene. Sì, abbiamo Maurizio Zaccone qui, chiudiamo con lui. Esatto, chiudiamo con Maurizio che non è in studio ma è al Maradona. 30 secondi anche per Maurizio, un commento su questa brutta serata del Napoli. Io faccio i complimenti alla Fiorentina, italiano sinceramente. L'unica nota piacevole che ho avuto è stata solo che la squadra con la testa bassa è venuta sotto la curva e ha ricevuto un fragoroso applauso da parte però anche pubblico. Fischio ho sentito. No, io adesso veniamo dalla curva. C'è
era il corpo, forse il resto della sì, durante la, però dico la parte finale, che è un momento molto simbolico che rappresenta la partita, quando la squadra viene sotto la curva, c'è il grosso, c'è quasi tutti, praticamente gli hanno riservato un applauso, che non significa che hanno giocato bene, ma significa che noi comunque vogliamo bene a questi ragazzi e speriamo che presto si ritorni a prestazioni all'altezza di questa squadra. Perfetto, grazie anche a Maurizio Zaccone. Allora Dario, adesso sì, ti restituisco la linea. Grazie, ottimo lavoro di Angelo Giuliani con Amato Di Sunno. Andiamo subito, poi restate con noi, Napoli, conferenza di Garcia, i commenti di Santa Croce, Specchia, Minervini, Forgione, anche di Eugenio Saporito, i vostri commenti, tanti messaggi che arrivano, scriveteci ovviamente, però facciamo una discreta, piacevole finestra. Dicevo discreta perché il Benevento ha pareggiato 0-0 a Cerignola, però andiamo a salutare anche gli amici di Facebook che ci hanno seguito in streaming, grazie per averci seguito anche su quel tipo di piattaforma. Siamo sul canale 16, però continuiamo. Torniamo da Sonia Antella invece al Monterisi di Cerignola per questo 0-0 del Benevento. A te Sonia, com'è andata? Pareggio positivo o pareggio negativo? Innanzitutto buonasera a voi. Beh, sicuramente sul piano del risultato meglio il Benevento del Napoli, nel senso che è un punto che dà continuità. Sul piano del gioco effettivamente non ha brillato il Benevento, nel primo tempo ci sono state due occasioni importanti con Agazzi e Simonetti, però effettivamente nella ripresa male, con l'uscita di Ciano, Ferrante lasciato troppo solo lì nell'area avversaria, per cui non ha mai impensierito gli avversari, anzi c'è da dire che Paleari è stato chiamato a delle parate non troppo impegnative, ma comunque un Cerignola che ha preso sempre più campo, che ha avuto molte più occasioni e che possiamo dire ha avuto un dominio territoriale rispetto al Benevento, che sul piano della prestazione fa sicuramente tre passi indietro rispetto alle ultime partite in campionato, fatta eccezione chiaramente per l'uscita, per l'eliminazione dalla Coppa Italia. Curioso, questo Cerignola non perde mai, è l'unica squadra con la Juve Stabia, adesso non so che ha fatto la Juve Stabia, a non aver mai perso quarto pareggio consecutivo, squadra comunque ostica che non fa giocare, o secondo te Sonia il Benevento che, come dicevi poco fa, ha fatto il passo indietro, cioè quanto c'è dell'audace in questo pareggio dei Sanniti, dei meriti dell'audace? Non ho sentito. No, dicevo, mi senti? Mi senti innanzitutto? Mi senti adesso? Ora sì, ora sì. Ah, dicevo, ora sì. Quanto c'è di merito dell'audace Cerignola, che non ha mai perso in questo campionato, ha spesso pareggiato in questo 0-0 col Benevento? Ma sicuramente è una squadra molto viva nella fase di possesso, sempre presente nelle trame di gioco, però c'è da dire che ci sono anche molti demeriti da parte del Benevento, che ha bisogno di più certezze. Tante volte Androletti ha posto l'attenzione sull'imprevedibilità, figlia anche di giocatori molto duttili, ma è anche vero che il calcio passa, i risultati, le prestazioni passano attraverso delle certezze, per cui ecco, questa sera il Benevento si è presentato con un 3-4-2-1 rispetto al solito 3-5-2, poi c'è stato ancora un cambio tattico con le sostituzioni, però effettivamente secondo me insomma troppi cambiamenti, poche certezze per un Benevento che aveva trovato una continuità, per cui alle volte insomma le rivoluzioni non fanno sempre bene, per cui meriti sicuramente al Cerignola, però demeriti al Benevento. Credo che il pareggio sia più stretto al Cerignola, quindi un punto sicuramente positivo per il Benevento per quello che abbiamo visto in campo, per cui è giusto insomma che la squadra di Andrioletti se lo tenga stretto come punto, ma dovrà rivedere qualcosa in settimana per poi affrontare al meglio la prossima sfida. Perfetto, allora tra un po' torniamo da te ovviamente per ascoltare la voce e il commento, l'analisi del tecnico del Benevento Andrioletti di questo pareggio per 0-0 con l'audace Cerignola. Ovviamente aspettiamo anche Garcia, Italiano, il commento a questo brutto KO del Napoli, le nostre pagelle tra qualche istante. Giusto due messaggi, Eugenio, e poi ci prendiamo una piccola pausa. Sì, allora c'è Jacopo che scrive: è stata una serata devastante, le scelte tecniche di Garcia sono letali, qualcuno dia un nuovo coach alla squadra, dopo stasera basta con Garcia. Poi abbiamo Adriano Presti che ci scrive e dice: continua il periodaccio di Meret, speriamo per il bene di tutti che finisca presto, dato che regaliamo un gol a partita. Esterni difensivi impalpabili, la mancanza di Anghissà a centrocampo è sembrata grave come quella di un antipasto senza pane. Duelli fisici persi da tutti tranne che Østigard e Nathan. Da inizio campionato squadra troppo lunga e giropalla prevedibile. Grande allenatore Italiano, peccato non averci provato seriamente.
Eh sì, con De Laurentiis che per sua scelta non vuole prendere allenatori sotto contratto. Allora, in questo ping pong non troppo sorridente, qui a Napoli proprio niente, proprio zero per questa sconfitta terribile del Napoli a Fiorentina, Benevento così così, però un punto comunque dà continuità dei risultati alla squadra di Andrea Letti, che tra poco ascolteremo, come ascolteremo mi auguro Garcia, mi auguro, dico, che non ci sia qualche silenzio stampa o stop alle dichiarazioni dell'allenatore del Napoli. Piccola pausa e poi torniamo. Il centro d'Iter. Eccoci tornati sempre in diretta tra Napoli e Benevento. Napoli che ha perso 1-3 come è noto, aspettiamo i vostri commenti, ma li aspettiamo anche sul pareggio del Benevento sul campo del Cerignola tra un istante. Appena la regia mi dà l'ok andiamo di nuovo al Monterisi di Cerignola. Andiamo subito da Sonia Lantella. A te Sonia. Eccomi qua. Allora, siamo in attesa di Andrea Letti, poi ci sarà anche un tesserato del Benevento e chiaramente io ho anche un po' assistito alla partita del Napoli, un occhio di qua, l'altro di là. Sicuramente, ecco, sul piano del gioco, come dicevo prima, tanti aspetti negativi di un Benevento che non è riuscito mai ad accompagnare la fase offensiva, non c'è mai stata un'azione corale, troppo timido a centrocampo, poco pesante la manovra offensiva, poi ribadisco con l'uscita di Sciano si è perso qualcosa ancora di più a livello di vivacità, non fa un passo in avanti Teio, sostituzione giusta perché questo calciatore che ha qualità importanti non riesce a trovare una posizione giusta. Andrea Letti lo sta schierando nel ruolo di trequartista, in teoria sarebbe libero di muoversi come vuole, ma non riesce a calarsi forse nella categoria, non riesce ad esprimersi, per cui sostituzione giusta. Poi per quanto riguarda l'uscita di Sciano, forse in quel caso sarebbe stato meglio inserire un calciatore come Marotta che avrebbe potuto dare più consistenza. È come se il Benevento si fosse accontentato del pari, soffrendo però parecchio nella ripresa e rischiando addirittura di prendere gol, per cui ribadisco, da un punto di vista di risultato è un punto da tenersi stretto per come il Benevento si è mosso in campo, per come ha impattato, per la gestione soprattutto della ripresa, però sul piano del gioco c'è stata sicuramente un'involuzione, forse Andrea Letti dovrà capire che c'è bisogno anche di una continuità tattica, perché per quanto vuoi far leva, si voglia far leva sulla duttilità, sull'imprevedibilità, è anche vero che bisogna avere maggiori certezze, soprattutto un calciatore come Ferrante che si sta rivelando positivo e l'arma in più per questa categoria non può essere lasciato lì troppo solo, perché poi non sono arrivati palloni interessanti per le sue giocate, per cui ecco sicuramente un Benevento che non esce con una grande prestazione da Cerignola. Al volo proprio, secondo te Sonia, migliori e peggiori in campo del Benevento? E poi torniamo anche a parlare del Napoli, amici, restate con noi. Ma migliore in campo sicuramente Sciano prima della sostituzione, peggiore sicuramente insomma Teio continua a deludere, ma per il potenziale che ha è un giocatore importante, dovrebbe fare la differenza in questa categoria, dovrebbe essere l'arma in più del Benevento e non riesce a dare quel qualcosa in più, per cui migliore Sciano. Non si può giudicare Ferrante perché effettivamente non ha avuto grandissime occasioni, male anche Karić. Ma neanche cari, ci aspettiamo Andrea Letti per l'analisi, diciamo, anche dal punto di vista del tecnico delle streghe e sulle prestazioni degli azzurri, sì, tornando a Napoli e Fiorentina. Mi interrompi in qualsiasi momento, ovviamente Sonia, appena arriva Andrea Letti, chiaramente aspettiamo anche la conferenza di Rudy Garcia. Tra un po' le pagelle di Arturo Minervini, non vorrei stare nei panni di Arturo Minervini, è difficile fare le pagelle. Complicatissimo, esatto. È proprio complicato. Intanto impazza il Garcia out sui social, out, sì. Però volevo un commento oltre la prestazione di Paolo Specchia e Fabiano Santacroce, ma anche di Angelo Forgione, perché chiaramente questa apre un capitolo importante, cruciale della stagione, o no Paolo, questa sconfitta? Assolutamente sì, bisogna saperla leggere nei dettagli, perché al di là dell'amarezza della sconfitta anche sul piano del gioco, ci sono anche gli atteggiamenti dei giocatori che non sono mai soddisfatti. Allora, quando c'è un caso, due casi, tre, quattro, comincia a essere molto allarmante la cosa, e direi quindi
destabilizzante per la credibilità di chi guida questa squadra. Se noi assommiamo quindi anche le nostre sorprese nei cambi, negli atteggiamenti che non ci sono più, ma non perché uno vuol fare il parallelo con Spalletti, ma in qualsiasi squadra organizzata, no? Mostra atteggiamenti diversi. Il Napoli sembra che non c'era neanche questo. Politano ha reagito male alla sostituzione dopo Osimhen e dopo Kvaratskhelia. Torniamo al Monterisi Cerignola da Sonia Lantella. A te, Sonia. Eh sì, ci ha raggiunto Andrioletti. Un punto commentavo prima, che tutto sommato va bene al Benevento, perché sul piano della prestazione forse è stato fatto un passo indietro. Sì, intanto un punto importante, perché abbiamo affrontato un avversario che non è imbattuto per caso, l'ha dimostrato nel secondo tempo con una prestazione di intensità e anche qualitativa. Credo che il primo tempo, secondo me, mi permetto di dire che abbiamo fatto un buon primo tempo. Siamo mancati poi nelle rifiniture finali, però la manovra era anche discreta, ho visto una squadra che aveva personalità di giocare, abbiamo creato abbastanza sull'esterno, riusciamo a trarre cambi gioco, secondo me abbiamo fatto un primo tempo di buona qualità, mancando un po' delle rifiniture. Il secondo tempo ci hanno messo in difficoltà, abbiamo provato, ci siamo abbassati un po', e credo che questo sia anche una qualità che dobbiamo tenerci stretta, perché quando poi ti accorgi che l'avversario è in grande giornata, tu sei un po' in difficoltà, ti abbassi, ti difendi, e quindi sono soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato anche il secondo tempo contro un avversario che, ripeto, non è imbattuto per caso. La sostituzione di Ciano, perché effettivamente poi è mancato qualcosa, no? Un po' più di fantasia nella manovra offensiva, Ferranti troppo solo. Sì, Camillo è un giocatore che sta rientrando da un infortunio, un giocatore che non ha tantissimi minuti. In quel momento di sofferenza ho preferito, secondo me non ci potevamo permettere tre attaccanti sopra la linea della palla, e quindi ho preferito coprirmi leggermente, cosa che tutto sommato è vero ci ha abbassato da una parte, però al tempo stesso ci ha permesso di fare delle uscite un po' più lineari. E quindi è chiaro che è un giocatore che deve crescere in condizioni, in qualità, perché il nostro capitano è uno dei nostri capitani, è un giocatore che ha qualità tecniche importantissime, ci aspettiamo che determini sempre, e quindi quando acquisirà anche la condizione sarà un valore aggiunto non solo per 50-60 minuti, ma sono convinto che potrà farlo per tutta la partita. Bene la difesa, Paleari sempre presente. Matteo, cosa c'è che non va? Perché potenzialmente è un calciatore che può spostare gli equilibri, ma non ci sta riuscendo. Sì, credo che l'aspetto più positivo oggi sia come i tre difensori hanno interpretato la partita. È una partita complicatissima, perché siamo andati praticamente uomo uomo, e quindi giocarsi l'uno contro uno con giocatori della qualità di quelli del Cerignola, ma il cuore su tutti, diventa complicatissimo. Sono stati secondo me straordinari tutti i difensori per quanto riguarda i duelli. Per quanto riguarda le rifiniture, torno al discorso dell'analisi della partita, no? Secondo me in un primo tempo ho fatto anche discretamente bene, siamo mancati spesso rifinitura, siamo mancati un po' con Ciano, manchi con quei giocatori, con Andres, manchiamo quei giocatori in questo momento maggiormente qualitativi, e quindi quando arrivi lì bisogna fare la scelta giusta. In questo momento stiamo facendo fatica a trovare l'imbucata, la rifinitura di qualità, ce l'hanno nelle loro corde, quindi non sono assolutamente preoccupato, sono convinto che sia questione semplicemente di lavoro, e quindi il giorno che troveremo la qualità dei nostri attaccanti saremo ulteriormente pericolosi. Ultimissima, hai confermato la difesa a tre, hai cambiato qualcosa dal centrocampo in su, perché? Sì, la scelta è stata di andare un po' più offensivi davanti, mettere due quinti, ne avevamo parlato spesso, due quinti che potessero andare a prendere alti terzini avversari. Credo che Simonetti e Karic l'abbiano fatto nel primo tempo con buona qualità, è chiaro che questa cosa isolava un po' i difensori dietro rispetto a avere il Kawakibi e Benedetti come quinti. Ci siamo presi qualche rischio, però ripeto, secondo me oggi la nota più positiva è come i tre difensori hanno retto gli uno contro uno, e ci teniamo stretta questa prestazione perché non è casuale. Perfetto, ringraziamo Andrioletti, grazie. Grazie a voi. A te Dario. Grazie Sonia, poi torneremo per ascoltare un altro tesserato del Benevento e anche Rudy Garcia, i vostri commenti tantissimi anche tramite WhatsApp, ovviamente le pagelle e tanto altro in questa domenica azzurra amara. Per fortuna almeno il Benevento ha pareggiato. Ci fermiamo, pochi istanti e torniamo. Eccoci tornati sempre in diretta. Subito a Cerignola c'è Davide Agazzi con Sonia Lantella. Te Sonia. Hai detto bene Dario, ci ha raggiunto Davide Agazzi. Partiamo subito dalla nota dolente, il secondo tempo, un po' troppo di sofferenza, cosa è accaduto? Innanzitutto Cerignola ha dimostrato di essere un'ottima squadra organizzata, non a caso non ha mai perso in campionato, soprattutto in casa fa sempre molto bene, mette in difficoltà. Non siamo riusciti a fare come il primo tempo, che il primo tempo abbiamo avuto, secondo me,
un buon gioco. Siamo mancati forse gli ultimi metri, però le occasioni migliori del primo tempo le abbiamo avute noi. Secondo sono usciti loro, noi abbiamo visto che era una partita un po' più di sofferenza, abbiamo cercato di difendere al meglio, abbiamo portato a casa il punto, ovvio, l'intenzione è sempre quella di vincere, poi se si porta a casa un pareggio in un campo difficile si guarda le cose giuste, le cose che non sono andate bene per la prossima partita. C'è stata anche una tua conclusione importante, rientri da un infortunio, a che punto è la condizione? No, sono rientrato dopo un infortunio abbastanza lungo per i miei standard e devo mettere minuti. C'è stata anche la Coppa Italia con i supplementari che mi hanno magari aiutato a mettere più minuti nelle gambe. Oggi non si aspettava un cambio dopo due minuti e a fare una partita di 90 minuti. Non sono ancora al meglio, ma si lavora tutti i giorni con le partite, poi si sa, i minuti nelle gambe si mettono con le partite, la condizione arriva di più con le partite, più giocando, e sperando vada sempre meglio. Eh sì, ricordiamo l'infortunio di Pinato, poi sotto pagine.it aggiorneremo chiaramente sulle condizioni di questo calciatore. Ultimissima, come avete preso, come avete digerito questo punto, come tornate a casa? No, consapevo che comunque il primo tempo è stato fatto un buon primo tempo. È comunque un campo difficile, l'ho detto prima, bisogna analizzare la partita, vedere cosa abbiamo fatto bene il primo tempo, cosa potevamo far meglio il primo tempo e cosa il secondo tempo, le cose che ci hanno messo in difficoltà per sistemarle per le prossime partite. Perfetto, grazie, in bocca al lupo per la prossima sfida in casa col Picerno. Grazie mille, buonasera. A te Dario. Grazie Sonia, torniamo da te per i saluti tra qualche minuto. Allora, sì, concentriamo su questa sconfitta del Napoli. Per ora Eugenia, correggimi se sbaglio, nessuna dichiarazione di Garcia da Sonne alle TV a pagamento, giusto? No, al momento ancora no. E allora, c'è stato il commento di Paolo Specchia, Fabiano Santacroce, sconfitta pesante più del risultato in sé, cioè il Napoli resta a meno 3 dalla zona Champions, ha perso l'occasione di restare però in, oltre che in zona Champions, al terzo posto, è attaccato al treno scudetto. Sì, è perso sicuramente, ecco, un'occasione per rimanere là sopra, ma penso che il Napoli ne avrà ancora, perché non ho visto una squadra che possa dominare il campionato, quindi tutte lasceranno qualcosa e bisognerà essere bravi anche dopo a recuperare punti. E il dispiacere rimane su come si gioca le partite. E segnali oltre al risultato, diciamo, sì, perché sì, poi il Napoli ha tirato molto il tempo, ha avuto molte diverse occasioni, Osimhen ne ha avuto una clamorosa prima dell'1-2, grazie anche alla sua tenacia, aver recuperato palla su un errore nel disimpegno da fallo laterale della Fiorentina, così come il rigore è nato dall'errore di Parisi. Vediamo anche le pagelle di Arturo Minervini, così le commentiamo insieme. Arturo, intanto il tuo commento a queste pagelle. Sì, le spiego un attimo. Meret, ripeto, fa un errore, poi sfortunato, non sfortunato, però prende gol sul suo palo. L'errore anche per me è di Lorenzo lì, perché si è perso la marcatura poi di Brega. Parliamo prima di Martinez, non ha letto il movimento di Martinez e poi si perde Bregalo, male. Østergaard ha perso tanti duelli fisici con Zola, è stato troppo, così come era stato con Real Madrid, troppo attendista, e poi alla fine quell'attendismo l'ha pagato. Nathan Sey, perché alla fine poi ci ha provato anche in fase offensiva, ha fatto qualcosa di buono. Olivera 5 e mezzo, anche se è 5 e mezzo, poverino, speriamo che non sia niente di grave. Lo sentimento alla coscia sinistra è primissimo report, però deve fare accertamento strumentale sicuramente. Sì, lo Lobotka 5 e mezzo, poi sballottato prima a 3 poi a 2, ripeto, anche per colpe non sue. Zielinski per me alla fine è stato il migliore lì in mezzo, si è adattato anche a un ruolo non suo, l'ha fatto bene con alcune chiusure importanti. Politano 6 perché si è dannato, ha fatto il terzino. Kvaratskhelia 5 e mezzo, mezzo voto in più perché poi nel finale a destra ha inventato qualcosa. Osimhen 6 e mezzo perché poi alla fine anche sul piano mentale si è sbloccato, si conquista quel rigore, sbaglia il 2-1, però è un'occasione che si crea da solo. Stasera senza Osimhen il Napoli forse non fa un tiro in porta. Ragazzi, è vero, Garcia è il peggiore, però giusto a completare il peggiore, i 3 che sono stati 5, ripeto, per colpe anche non sue, perché poi si trova lì a fare all'esterno e non lo può fare. Gli altri senza voto, però ripeto, la gestione è totalmente ingiustificata. Io non capisco come due campioni d'Italia come Elmas e Mario Rui possano essere trattati in questo modo. Argomento questo è abbastanza centrale, o rientra nelle scelte di Garcia. Dobbiamo però salutare dal stadio Monterisi di Cirignola Sonia Lantella. Sonia, commento rapidissimo, o anche no, insomma, sul Benevento da parte tua, commento finale.
Eh sì, tempi strettissimi, dobbiamo lasciare la postazione ai colleghi, purtroppo ecco, è una location dove ce la dividiamo, ce la contendiamo in tanti. Sicuramente vorrei ricordare l'appuntamento di domani con 8 gol alle 21, chiaramente continueremo a commentare la sfida di questa sera tra il Cerignola e il Benevento, ci affacceremo alla prossima in casa col Picermo, noi cercheremo di guardare gli aspetti positivi ma anche quelli negativi, anche sulla base di quelle che sono state le dichiarazioni di Andrioletti. Ed è tutto da Cerignola, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Sonia Mantella per il collegamento appunto a Cerignola, per domani 8 gol per ulteriori approfondimenti, come si diceva, sul pareggio del Benevento, sulle prospettive della squadra di mister Andrioletti. Nel frattempo, a proposito di mister, non ci sono dichiarazioni di Garcia, le attendiamo anche in conferenza, se ci saranno non trapelano situazioni di litigi o di discussioni forti negli spogliatoi, però qualche analisi forse a caldo ci sta. Intanto il commento di Angelo Forgione alle pagelle di Arturo Minervini, che rivediamo al volo un attimo: migliore in campo o meno peggio, forse Osimhen peggiore di tutti e Garcia tra i calciatori divisione equa di mediocrità, secondo Arturo, di Meretti, Lorenzo, Ostigard e qualcun altro. Ma sulle pagelle c'è poco da dire, è tutto il Napoli che mediamente stasera non ha reso. Siamo passati dagli applausi dell'altra sera con Real ai fischi della partita di stasera, quindi è un netto passo indietro. Alla Fiorentina è bastato essere ordinata. Non sono d'accordo con Angelo Giuliani, che ha detto che la prestazione è stata superiore nettamente. È stata semplicemente ordinata. Forse il primo tempo è stata abbastanza superiore. Sì, ci sono state le fasi del primo nella tempo, qualità del gioco, del posizionamento. Però nel complesso della partita il Napoli si è dato comunque da fare. Il problema è che è stata davvero ordinata la Fiorentina e il Napoli confusionario. Dalla rottura di Anguissa sono cominciati i cambi, un caos totale. E stasera il Napoli purtroppo, devo dire che io ho sempre difeso Garcia fino ad oggi, però stasera davvero ha pasticciato completamente sui cambi e ha reso irriconoscibile totalmente la squadra. Alla fine è sembrato veramente un arrembaggio senza costrutto, quindi purtroppo è una situazione che va chiarita, urge una sterzata seria, perché il campionato si può ancora riprendere. E sono d'accordo con Arturo, due calciatori come Mario Rui e Elmas non possono sparire dai radar quando poi gioca Gaetano, con tutto il rispetto per Gaetano, ma non può essere lui che deve andare a risolvere le partite. Rilievi rapidissimi, Paolo, Fabiano sulle cappagelle, sulle prestazioni singoli. Fabiano, mi trovo abbastanza d'accordo, magari io sono uno che guarda molto meno poi al gol, al non gol, cioè per me Osimhen questa non ha fatto una partita a 6,5. Una partita meno, sicuramente pure mentale, blocco, no? Per il però anche che si è andato a calciare, che era pesante per lui, assolutamente una globale, cosa in più, diciamo. sì però ci sta, no, a me è piaciuto Zielinski, mi è piaciuto perché si è adattato al ruolo non suo, comunque ha provato a fare qualcosa. Kvaratskhelia verso il finale, però gli sono arrivati più palloni, però che indicazione ci dà Garcia? Cioè, per lui quindi Lindstrom gioca a sinistra, cioè anche questo, no? È sono un equivoco da capire, da approfondire assolutamente, cioè. Sono un po' di commenti però, Eugenia, giusto? Poi no, in realtà c'è il commento della SSC Napoli sul proprio sito, che dice: notte torva e scura per il Napoli, ma stagione ancora lunga. Scura come la maglia, esatto. Sì, effettivamente, assolutamente così, la stagione è lunga ed è vero, però serve la sterzata in panchina, non in panchina, i calciatori. Adesso c'è la pausa e avremo tanto tempo per analizzare, altro che biscotti, come diceva il buon Garcia, che aspettiamo in conferenza. Però i cambi, andiamo al noccio della questione. Il Napoli ha perso perché la Fiorentina ha giocato meglio? Sì? Sì, assolutamente. Il Napoli ha perso perché non avevo un'idea e la Fiorentina sì. Esatto, il Napoli ha perso perché la Fiorentina alla fine è stata un po' più incisiva nelle occasioni della ripresa. Sì, sì, però poi dopo, ragazzi, la tenuta del campo è stata effettivamente negativa, e lo chiedo a voi, per carità, da parte del Napoli. E poi questi cambi. Anguissa si fa male, ricapitoliamo, gli amici a casa, magari dicono anche loro, esprimono la loro opinione su questo argomento. Entra Raspadori, che il Napoli è solo 0-1, 4-2-3-1, ci può stare per recuperare. Poi dopo però esce Politano, entra Caiuste, quando il Napoli, proprio con Politano, si era avvicinato al gol del 2-1 a favore stavolta.
Che messaggio dai alla squadra, Paolo? Al di là della natura del cambio, molto discutibile secondo tutti noi, se credo, poi aspetto il vostro parere. In campo, che messaggio dai alla squadra? Il giocatore in campo, e non solo in campo, quando a casa va e riflette sul proprio allenatore, sul comportamento, il proprio capo, poi si interroga, in campo hai scelto di hai optato per il 4-2-3-1 con l'ingresso di Raspadori e con l'uscita di... Tu dici stavi a stento trovando equilibri? A questo equilibri? Punto dopo quanti minuti? 6, 7? Diceva non lo farà mai, mi ha detto no, figurati, non lo farà mai. Allora questo sul serio è inquietante, credimi, io sono... Non mi voglio ergere. No, voglio capire, a secondo te, o a eccessivamente critico, oltre al messaggio però, negativo, mi sembra di capire, della squadra, mi credi, o di confusione, ma c'era necessità di coprirsi per trovare equilibrio? Cioè la Fiorentina era molto pericolosa in quel momento. È sconclusionato tutto, tu hai parlato dei cambi, ma appunto è messo l'indice su quello che appunto tutti quanti noi siamo rimasti a bocca aperta quando appunto siamo tornati poi un'altra volta a 4-3 con 3 centrocampisti e non più 2. Quindi quanta confusione si crea per questa distrazione o confusione dell'allenatore stesso. Quindi credimi, io sono abituato a vederla sempre come, già che ho fatto questo per 40 anni con qualche successo e con tanti insuccessi, sì, mi sono sempre visto come protagonista nel bene e nel male. Non credere al 13, al 14, al 17 che decide quanto incide l'allenatore. L'allenatore incide tanto. Allora, se questo è il Napoli di oggi, al cospetto di una buona Fiorentina, ma non certo del Liverpool o del Real Madrid, io devo dirti che l'allenatore forse 4,5 è anche troppo. 57esimo l'ingresso in campo di Cajuste per Politano e poi Fabiano, poi ovviamente anche gli amici a casa, se volete esprimetevi tramite WhatsApp, e poi questi cambi che ci hanno lasciato anche in presa diretta, perché siamo in diretta alle 20:30, bocca aperta, sono usciti Lobotka, Osimhen e Zielinski e sono entrati Simeone, Lindstrom e Gaetano. Con un Napoli che ha giocato con un 4-2-3-1 di nuovo, con Gaetano e Cajuste centrali, con Lindstrom proprio passato a sinistra, come diciamo, Quaraschelli, Raspadori, Lindstrom e Simeone, ma si tolgono Osimhen e Zielinski, e non col senno di poi, perché chi era con noi in diretta l'ha visto le nostre facce, ma davvero sta facendo questi cambi? Perché Zielinski era quello che stava giocando meglio, Osimhen più lucido, più non geometrico, si può togliere, diciamo. Osimhen si è inventato il gol, si è inventato anche l'altra occasione, uno che le occasioni erano stanchi, se secondo voi, per carità, dalla televisione, pensata, proprio nella sequenza logica della notte, sì. Tu Zielinski lo metti a fare il mediano quando passi 4-2-3-1, poi quando torni 4-3 lo togli, cioè quando può tornare utile in quello che sa fare meglio. Io non trovo spiegazione logica. Era stanco Zielinski, erano stanchi Osimhen e Zielinski. Una lunga sosta, il miglior giocatore che in questo momento è messo al campo, lo fai uscire per cercare di recuperare, e questo è clamoroso. E poi insistere sulla questione di inserire questi calciatori sempre fuori ruolo, soprattutto con Raspadori, cioè insomma non, è come se non avesse le idee chiare, oppure vuol dire che sta perseverando, cioè il fatto di inserire Raspadori e metterlo sempre allo stesso posto, ovviamente sempre fuori ruolo, perché secondo lui dovrebbe essere un jolly, secondo Garcia dovrebbe essere un jolly, non è insomma una cosa molto positiva. Raspadori è entrato al 32esimo, poteva anche uscire eventualmente, no, si doveva ristabilire il 4-3, ma è proprio il senso, Angelo, tu hai notato una Fiorentina che al 57esimo, ovvero nei primi 12 minuti della ripresa, ha messo alle corde il Napoli, quindi il Napoli o Garcia, stiamo cercando di capire insieme, cari amici, ha detto no, bisogna tornare al centrocampo a 3 perché stiamo rischiando troppo, era così in quel momento? No, la sensazione non era quella. Io credo che abbia evitato di bocciare Raspadori. Non so perché abbia... No, ma Politano doveva uscire, non lo so, io non capisco. No, Politano era un po' sottotono, però cioè, continuare a tenere in campo Raspadori, che non è il colpevole, diciamo, non è lui il colpevole, colpa è del fatto che lui è continuamente messo in zone del campo che non rispecchiano il suo ruolo. Diciamolo chiaramente, Raspadori è un attaccante, deve giocare come attaccante, non può giocare come esterno di destra, esterno di sinistra, trequartista, lo si snatura così e lo mandi anche in difficoltà, manda in difficoltà lui e manda in difficoltà tutta la squadra. Il caos stasera è cominciato proprio con l'innesto e con l'ingresso in campo di Raspadori, non, lo ribadisco, non per colpa sua, ma per colpa dell'allenatore purtroppo. E poi, come diceva anche Arturo Minervini, al quale vado subito per ritornare su questo argomento, ma Mario e lui Elmas sono spariti totalmente. Elmas, possibile che non possa giocare a centrocampo? Anghissa si fa male, entra Raspadori, d'accordo, perché vuoi recuperare. Esce Politano, entra
Gaetano sostanzialmente, mi sembra proprio un segnale, cioè, perché è il segnale proprio di discontinuità, perché poi stiamo parlando di due fedelissimi, no? Di Spalletti. Elmas era il primo cambio a gara in corso, era la prima alternativa quando qualcuno non c'era, quando non c'era Quara, quando non c'era un attaccante esterno. Vederlo, aspetta, aspetta, c'è una telefonata, però aspetta un attimo, telefonate un amico, credo. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Ecco, buonasera, scusa per la trasmissione. Grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Lino, mi chiamo da San Vitaliano, in provincia di Napoli. Ciao Lino, dici la tua. No, volevo fare due considerazioni, anche se c'è la delusione della sconfitta. Secondo me il problema è stato che è stato sbagliato qualcosa nella preparazione atletica e poi che l'allenatore, secondo me, non ci sta capendo tanto, perché ovviamente o la società ha imposto di far giocare la Spadori, ma farlo giocare in un ruolo non suo e mortificarlo dicendogli di marcare ad uomo il centrocampista Arthur, mi è sembrato veramente la presunzione di un allenatore che non ci sta capendo nulla. Grazie, okay, di tutto. Grazie, grazie Lino. Buona serata. Rispondono anche su questo tema della preparazione atletica, che non avevamo toccato tra poco i nostri ospiti. Un'altra telefonata, però, credo in linea. Pronto? Salve, buonasera, sono Enrico da Scafati. Ciao Enrico, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono molto deluso per il mio Napoli, perché sinceramente un messaggio che voglio far passare è perché i calciatori non stanno facendo il loro dovere, si sono montati con la testa. Praticamente l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo vinto lo scudetto e quindi i nostri calciatori sono entrati in campo quest'anno come si credevano i padroni del mondo. E giustamente in campo tu, un calciatore, non deve dimostrare né di essere una persona giustamente calciatore, ma un uomo, perché viene pagato da una società come il Napoli. Okay, il messaggio che vogliamo passare questa sera, che si devono tornare i piedi per terra, dici. Ok, grazie, grazie. Sì. Due spunti interessanti, nuovi anche, perché effettivamente noi dobbiamo parlare anche della prestazione di Azzurri, al di là delle responsabilità di Garcia. Preparazione atletica del Napoli non buona per te, Fabiano? Cioè, per me il problema non è neanche tanto la preparazione atletica, anche perché la squadra corre, a vuoto ma corre. Forse più qualche settimana fa. Sì, quella magari la puoi vedere sui infortuni, la puoi vedere su quel discorso, però questa è una squadra che è viva comunque, quindi in campo li vedi, corrono in attacco, in difesa, vanno, è una squadra che pedala e che pedala a vuoto. Il problema rimane sempre quello. E l'amico invece Rico diceva anche questi ragazzi sono montati la testa l'anno scorso, stagione straordinaria. Quest'anno invece non stanno mostrando questa stessa mentalità. Però su questo tema torniamo tra un istante. Priorità agli amici a casa che stanno telefonando. Buonasera. Buonasera. Ciao, come ti chiami? Salvatore. Vai Salvatore, dici la tua. Va bene. Buonasera. No, io voglio dire, essendo che lei c'è il mister Specchia, il signor Ferrara, io vorrei capire un allenatore. E il signor Specchio mi può dire, un allenatore che viene si doveva solo sedere in questa Formula 1, no? Doveva solo dire, ragazzi, mi raccomando, giocate come state facendo e non vi preoccupate, poi qualcosa cambia. Questo qua è venuto a dire, non ha mai nominato Spalletti, a ringraziare Spalletti, è venuto qua a sconquastare una squadra. Grazie, grazie Salvatore, dobbiamo andare a sentire cosa dice Italiano in diretta dal Maradona, poi andiamo ancora al telefono, tanti vostri contributi, ci fa piacere. Italiano in diretta dal Maradona, ascoltiamo cosa dice il tecnico della Fiorentina. La più matura per gli aspetti, per il controllo del gioco che ha avuto la sua squadra. Poi la seconda, io mi rifaccio un suo slogan che utilizzava a Trapani, poi l'ha un po', come posso dire, censurato da quando è venuto a Firenze, che era nessun limite, solo orizzonti. Ecco, le chiedo se possiamo ritirarlo fuori, se possiamo dire che l'orizzonte della Fiorentina è la Champions League. Grazie. All'ultima parola non ho capito bene, non ho sentito, però questa è una vittoria bellissima per come è arrivata, in una partita preparata in un allenamento in mezzo, con un grandissimo studio dell'avversario, soprattutto nell'ultima partita disputata
in Champions, dove nel secondo tempo aveva dominato e dove noi non dovevamo far fare questo al nostro avversario. Quindi quello che abbiamo preparato in poco tempo l'abbiamo applicato, e questo mi fa veramente, mi rende felice, perché se cresciamo e se iniziamo ad essere così maturi nel preparare le partite importantissime e difficilissime come questa in poco tempo, vuol dire che stiamo crescendo. Poi è una vittoria importante, sono 3 punti, la classifica è bella, il campionato è ancora lungo, la prossima sarà la 9ª giornata, quindi ci prendiamo i 3 punti e mi prendo una vittoria bella da parte dei ragazzi, ricordando che quel gol del pareggio poteva ammazzare chiunque, e invece anche lì siamo stati bravi a rimanere in partita, lucidi, tranquilli, a proporre quello che ci eravamo detti, e penso che siamo stati premiati per questa, veramente, questa personalità che abbiamo mostrato oggi. Dario Santoro, Italia Media. Vi volevo chiedere, il trucco della vittoria della Fiorentina questa sera è stato più il pressing alto che è andato a schermare i portatori di palla del Napoli, riuscendo quindi ad annebbiare proprio il gioco di Garcia, o dal suo punto di vista i cambi del tecnico del Napoli, forse alquanto discutibili, vi hanno favorito soprattutto a tenere il risultato? Ma noi, come ho detto, non volevamo subire il Napoli. Quando non vuoi subire il palleggio e la qualità dei tuoi avversari, devi dare pressione, devi rischiare qualcosa, devi alzare il baricentro, devi oscurare linee di passaggio, e non devi fare arrivare la palla pulita a questi campioni. Era quello che ci eravamo detti e l'abbiamo fatto molto bene. Io penso che anche oggi abbiamo avuto una qualità che in passato non ci premiava, che è la concretezza. Abbiamo fatto gol al primo tiro, abbiamo fatto gol nel momento giusto, l'abbiamo chiusa nel momento in cui era da chiudere. Quindi nel momento in cui sei capace di far questo, ottieni le vittorie. È quello che l'avversario, sinceramente, quando sono in campo mi concentro sui miei. Se mi chiedete chi è entrato del Napoli, non lo so. Quindi penso alla mia squadra, penso al fatto che anche oggi, negli ultimi minuti, abbiamo aggiunto un altro difensore, perché mi sono reso conto che vincere ai calciatori fa bene, cresce autostima, consapevolezza, si lavora diversamente. Allora anche oggi abbiamo aggiunto qualcosina per ottenere la vittoria. Sera. Non so se l'inizio della partita è stata anche la scia lunga della fine della partita di giovedì, no, voi eravate arrembanti, ma ci sono due parole, secondo me, per questa vittoria. Uno è coraggio, perché voi avete accettato sempre l'uno contro uno, a volte Milenkovic con Osimhen andando alti, e l'altra è personalità, perché poi veramente voi non avete mai buttato via un pallone, cioè tutti sapevano cosa fare, tutti si facevano vedere, quindi in un contesto come questo credo che sia un upgrade che voi avete messo importante. Sì, sono queste le qualità che abbiamo mostrato oggi. Dovevamo farlo per cercare di, ripeto, di non subire l'avversario. E abbiamo mostrato coraggio, personalità e palleggio nel momento in cui non regali i palloni, non li sparacchi in tribuna e lo tieni nei piedi, fai correre il tuo avversario, lo metti in difficoltà, ed è quello che penso ci ha fatto vincere la partita. Poi, ripeto, se inizi a lavorare con questa mentalità qui, che hai la personalità di venire in questi stadi contro questi campioni e non fai come è successo a San Siro prima dell'ultima sosta, puoi toglierti delle belle soddisfazioni. Puoi anche perdere, ma non perdere come quella partita lì. E aggiungo che l'obiettivo che avevamo oggi era quello di non trascorrere quei 15 giorni come dopo San Siro, dove siamo stati davvero male, e oggi era un obiettivo, ci siamo riusciti, e questi li passeremo un po' più sereni. Salve mister, Francesco Pedini, Fiorentina News. Un giudizio su Kayode, ha superato anche l'esame del Maradona, e poi una curiosità, se ha sentito Commisso, se è sceso negli spogliatoi, ha fatto complimenti alla squadra, a lei, grazie. No, il presidente non l'ho visto, perché penso che sia andato dai ragazzi, io non l'ho visto, ma sicuramente ci abbracceremo e festeggeremo questa vittoria. Caio cresce,
di partita in partita, di allenamento in allenamento. Abbiamo parlato che oggi affrontava uno dei giocatori più forti d'Europa, se non del mondo, un giocatore che se non gli dai pressione, se lo fai ragionare, poteva fargli fare una brutta figura, e sotto l'aspetto individuale, sotto l'aspetto dell'orgoglio, oggi è stato bravo. È stato bravo perché non subire Quara è difficile, per l'età che ha, sarà la quarta presenza in Serie A, per non essere abituato a questo palcoscenico, quindi penso che è una grande soddisfazione vederlo crescere e maturare e vedergli fare queste prestazioni. Così Italiano, invece il Napoli, noi passeremo 15 giorni di analisi molto particolare, allora un po' di spazio alle vostre telefonate, mi raccomando, 20 secondi a testa, così diamo la possibilità anche ai nostri ospiti di rispondere, se volete, ai vostri insomma, ai vostri rilievi, ma tra un po' anche Garcia. Pronto, chi c'è in linea? Buonasera. Ciao Dario, sono Mimmo. Ciao Mimmo, buonasera. A te. Saluto a tutti voi. Grazie. Ma nel momento in cui non è uno stiramento annunciato, si vedeva che a un momento o l'altro si stirava con Real Madrid. L'assenza di Cajuste dal primo minuto hanno fatto capire, e soprattutto la volontà non dei calciatori di calciare, di mandare via questo signore, sì, ma è Garcia che se ne vuole andare con i soldi, perché altrimenti non manda a chiamare degli incapaci come procuratori e come preparatori. Pensiamo all'assurdo, questo preparatore è all'anno zero, non capisce assolutamente, e se andate a vedere il curriculum ha rovinato la Roma, ha rovinato un sacco di gente. Io mi meraviglio che i giornalisti non sono così attenti a vedere. Ecco, lo sentiamo Garcia, grazie Mimmo, grazie, lo sentiamo in diretta dal Maradona, in diretta Rudy Garcia, tecnico del Napoli. Serata difficile, l'avete persa male. Forse perso anche un po' di quelle certezze che stavate cercando di mettere insieme, di trovare, di quell'identità sulla quale stava lavorando. Sembrata anche una squadra un po' confusa nella prestazione. Ci può aiutare magari nella sua lettura? No, secondo me siamo stati in difficoltà per costruire da dietro. Però siamo stati poco lucidi per trovare molto di più Victor, che era spesso in uno contro uno. Poi analizzeremo tranquillamente a freddo, più che a caldo, questo brutto risultato, perché è una brutta serata per noi, sul fatto che abbiamo mancato un po' di energia, e poi quando il tuo gioco di costruzione, il tuo gioco offensivo manca un po' di fluidità, devi secondo me equilibrare con più aggressività, e quando fai solo 4 falli perdendo in casa quella fase difensiva, è mancato veramente qualcosa, più di grinta, di cazzimma. E questo non me lo aspettavo, dobbiamo migliorare questa cosa, perché primo tempo complicato, però abbiamo preso un primo gol che non dobbiamo prendere, questo è ovvio, anche perché anche sotto pressione la Fiorentina, forse nel primo tempo non è che abbiamo concesso qualcosa, però questo primo gol ci fa male. Poi siamo stati in grado di tornare prima dell'intervallo, e questa cosa sul piano psicologico è molto importante, molto positiva. Sul rigore segnato da Victor abbiamo iniziato bene il secondo, abbiamo avuto anche la palla di 2-1, però il loro portiere ha fatto la parata, e poi secondo me abbiamo preso questo secondo gol che ci ha fatto male, perché quando non ci sei sulla determinazione, anche in modo inconsciente, la palla rimbalza nel brutto senso, e così è stato il secondo gol. Quindi poi abbiamo buttato tutte le nostre energie e i giocatori dalla panchina per pareggiare, però non siamo stati in grado. Il terzo gol, secondo me, non ne parlo, sul fatto che abbiamo spinto per tornare, pareggiare, e non l'abbiamo fatto. Eccomi, buonasera.
il Napoli era reduce da 4 buone prestazioni, metto dentro anche Bologna, anche se non aveva vinto. Sì. È preoccupato per la prestazione di stasera? No, non sono preoccupato, vedremo, analizzeremo il perché. Una mancanza di energia c'è stata, però mi aspettavo forse sì una reazione più forte. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo e forse durante 15 minuti siamo stati molto più protagonisti, abbiamo perso meno palloni, perché nel primo tempo ne abbiamo perso troppi per una squadra della nostra qualità. Però, come ripeto, può succedere che un giorno sei un po' meno bene, però devi compensare con molto più energia e molto più aggressività in tutti i reparti, prima linea, centrocampo e poi anche dietro. Non possiamo in casa perdere così tanti duelli e fare solo 4 falli alla fine di un risultato negativo. Mister, prova ad andare un po' oltre. Avete giocato 10 partite ufficiali, ne avete perse 3. Lazio, Real Madrid e Fiorentina. L'impressione è che quando si alza il livello dell'avversario fate fatica. Come si spiega questa situazione? Vedremo, il futuro ci darà delle risposte. Per il momento non possiamo dire questo, perché martedì non era giusto perdere questa partita e quindi se un pareggio che era molto più normale non ne parleremo di questa cosa, quindi non essere così categorico, vediamo nel futuro se lei ha ragione o se ha torto, però sono sicuro che dimostreremo che lei ha torto. Sì, eccomi qua, buonasera mister, avrà sentito i fischi dei tifosi, è solo la terza sconfitta, le chiedo se si aspettava a giugno, quando è arrivato qui, queste difficoltà, diciamo così presto, perché siamo ancora tutto sommato a inizio ottobre. No, ma i tifosi hanno ragione di non essere contento quando perdi in casa su una partita così importante, a pari punti, quando sei terzo e vuoi rimanere terzo e metterti nei 4 primi posti vincendo in casa, che non lo fai, siamo tutti incazzati, lo staff, i giocatori e i tifosi hanno totalmente ragione. Ci aspettavamo di fare meglio e non l'abbiamo fatto, quindi va corretto questa cosa subito quando riprenderemo e di vincere a Verona. Il problema è che dall'inizio della stagione non siamo stati in grado in campionato di fare una striscia di 3 vittorie e finché non la facciamo saremo una volta dentro i 4, una volta fuori e stasera, come l'ho detto, è una brutta giornata, una brutta serata. Sì, mister, buonasera. Mi dispiace, però i biscotti mi sa che ce li dobbiamo mangiare. Certo, ce le avete, sì. Però io purtroppo continuo a vedere una squadra lunga quando l'avversario ci viene a pressare alto. Quindi le volevo chiedere se ci può spiegare un po' queste sostituzioni che mi sono sembrate un poco cervellotiche. Prima ha tolto Anghissà per l'infortunato, è entrato Raspadori, poi ha rimesso il centrocampista e poi col Napoli che deve recuperare le toglie il capocannoniere del campionato. Anche questo mi sembra una sostituzione un attimino strana, grazie. Ma con il segno del poi possiamo fare tutti i cambi vincenti della partita. Però quando perdi Anghissà su infortunio e che stai perdendo 1-0, mi sembra logico mettere un giocatore più offensivo che può fare dei gol come Raspadori. Poi, per avere delle occasioni, ci serve anche portare la palla davanti la porta e secondo me passare a due centravanti, perdendo il centrocampo e perdendo la palla, visto che la Fiorentina è stata brava al centrocampo con giocatori di qualità, Arthur, Bonaventura, eccetera, eccetera. Io ho scelto di non perdere il centrocampo, la palla e di pareggiare così. Abbiamo avuto una grande occasione su una palla rubata da Gviscia e data a Raspa, però è stato forse troppo collettivo, ha cercato il Ciolito e alla fine abbiamo sbagliato questa grande occasione di pareggiare. Però nel complesso è una serata non buona per noi e quindi mi prendo anche la responsabilità ovviamente di questa sconfitta, però non per i cambi, più per il tutto. Buonasera mister. Senta. Buonasera. A prescindere dai cambi, ma il collega ha anticipato la domanda, io le volevo chiedere, ho visto spesso alternarsi
Olivera a Zielinski, cioè Zielinski sembrava che facesse il terzino sinistro e Olivera andasse avanti, ma era un movimento studiato oppure in campo si sono mossi liberamente in questa maniera? Perché Olivera spesso era avanti e Zielinski era dietro. No, quando hai un giocatore come Zielinski, anche se stasera nessuno dei miei giocatori è stato... ha fatto una grande gara, però Zielo sa costruire il gioco, deve venire anche a prendere la palla dietro per organizzare, e queste rotazioni a destra e a sinistra ci sono, forse l'abbiamo fatto troppo spesso, non lo so, rivedrò la partita, però è una cosa che succede e che fa parte della nostra qualità di costruzione del gioco, anche se stasera non è stata la nostra migliore partita. Arrivederci. Così Garcia, prima di andare al telefono, un rapidissimo commento sulle parole. Mi prendo la responsabilità di questa brutta serata, alla fine l'ha detto, difficoltà di costruire dal basso, dovevamo metterci più energie, più cazzimmia, più determinazione. Due volte l'ha detto che il Napoli ha fatto solo 4 falli. Non sono preoccupato, mancanza di energia, ma di tattica si è parlato zero. Paolo, come soddisfa questa conferenza? Rapidamente, che ci sono amici. No, dicevo che mi sembra una natura un po' troppo retro. Mi sembra di essere tornati indietro di tanti anni, quando gli allenatori non sapevano analizzare sotto tanti aspetti tecnico-tattici la prestazione, e quindi anche ammettere che sul piano del gioco il Napoli non ha un gioco, la Fiorentina sì. Bastava Fabiano dire Santa Croce? No, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto neanche nella partita, e non mi piace neanche nelle dichiarazioni e nelle interviste, anche perché andare a guardare il fatto del fare i falli, che vuole una squadra che faccia più falli. Penso che questa non è una squadra che si deve salvare, questa è una squadra che deve impostare il gioco, non deve pensare ai falli, perché l'anno scorso penso che sia stati gli ultimi, penso nel fare falli e prendere perché cartellini. Perché è una squadra che ha la vocazione offensiva e il DNA effettivamente non ha molta cattiveria. È una squadra che i falli li deve far fare, quindi che entri in quest'ottica invece di stare nell'altra ottica, perché non ci dobbiamo salvare, dobbiamo cercare di vincere il campionato. Angelo Forgione e Arturo, come uomini di comunicazione, come avete sembrato Angelo stasera, Garcia in conferenza? Lui cerca di parare i colpi, chiaramente sotto il fuoco di fila della stampa, no? È inevitabile, i guai sono sotto gli occhi di tutti. Dispiace sentirlo dire che finché il Napoli non fa 3 vittorie consecutive sta un po' fuori, un po' dentro la zona Champions, quindi è come un se po' il Napoli fosse come... no, la squadra outsider che deve entrare o no in Champions League, non il campione d'Italia. È un linguaggio che francamente non è dai valori tecnici di questa squadra qui. Questa squadra qui deve lottare per i primi 3 posti, non può lottare ai margini della zona Champions se fa le 3 vittorie, se non le fa. Lì mi lascia un po' perplesso. Rientra insieme alla gestione tattica, ai cambi, alle scelte, quello che dice, in un tentativo non voluto evidentemente di frenare, di fare un Napoli speculativo e non di aderire alla vocazione offensiva di questa squadra. Ci sono telefonate però, Arturo, al volo su questa conferenza. No, al volo aspettano un attimo da casa, perché siamo passati dai destini forti ai destini debolissimi di un allenatore che spera di fare 3 vittorie consecutive, non si sa perché, come se dovesse dipendere da qualcun altro. È veramente imbarazzante. E poi dice: abbiamo avuto l'occasione del 2-1, l'occasione del 2-1 te la regala la Fiorentina su una rimessa laterale, un e se la crea Osimhen, perché corre 100 metri in 10 secondi come rigore. Garcia stasera malissimo. Al telefono chi c'è in linea? Pronto? Buonasera, Luigi da Casalnuovo. Ciao Luigi. Buonasera. Allora, Garcia, penso che credo che non sia nemmeno un allenatore, perché è stato, diciamo, il presidente ha toppato in quanto è andato a prendere un allenatore che è stato esonerato dall'Arabia Saudita. Uno. Numero due, non è la prima partita che sbaglia. Stiamo vedendo che non sa mettere i giocatori in campo, non sa fare cambi. Ma ha visto le partite del Napoli dell'anno scorso? Ha detto di okay. No. Ha detto di no. Allora a questo punto il presidente vuole prendere, diciamo, un provvedimento di questo genere, perché a questo punto ha rotto un giocattolo. Ecco, sta distruggendo tutti i giocatori, anzi ha distrutto i giocatori, perché non so, io penso che anche Alonso Canali, no, Baldi
può dirigere okay. questa squadra. Grazie, grazie per il tuo intervento. Grazie, siamo veloci perché siete in tanti, siamo anche quasi in chiusura. Dobbiamo anche rispondere all'amico che diceva: ma questi ragazzi sono un po' montati la testa. C'è anche questo nell'analisi, il demerito. E Paolo Specchia, poi andiamo di nuovo al telefono. No, dei tifosi, dei giocatori. Verità, però credo che abbia detto una sciocchezza quello che l'ha solo pensato, perché una squadra che ha vinto, una squadra giovane che ha dimostrato essere perfetta sul piano comportamentale l'anno scorso, per quale motivo deve sentirsi ricca perché ha vinto lo scudetto? Ma però, i ragazzi chiaro, vogliono far bene, quindi bene, è assolutamente, c'è anche una responsabilità ma dei calciatori. Il giocatore dà quello che può fare secondo le direttive dell'allenatore, il modo di essere allenato, i concetti che gli vengono inculcati. Tutti vogliono eccellere, chi è che vuole fare male a se stesso? Quindi non credo che la squadra, l'ha dimostrato l'anno scorso, una squadra sana. Io cancello quest'idea del telefonata ancora da casa. Telefonata da casa, poi andiamo anche da Eugenia. Telefonata da casa, pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, come ti chiami? Giuseppe. Dici la tua, prego, in 20 secondi se puoi. Sì, cioè, l'unica cosa che vorrei sapere, no, indipendentemente dalla partita, ma cosa segna Garcia su quella agendina che c'ha, che fino all'ultimo Valla minuto sapere. Segna? Segna, no? Vuole sapere quella che segna, cioè non capisci niente in campo. Cioè, cosa segna? Cioè, è stato proprio quel cambio così scellerato che ha fatto al trentesimo, più penso che dice tutto sulla partita. Grazie per il tuo intervento. Eugenia, che segna? La traduzione dal francese al napoletano di determinazione cazzimba, questo segnalo, lo so, no, fa una battuta per distendere gli animi abbastanza ma amareggiati. Io credo che Garcia puntualmente ogni volta che il Napoli non gioca bene trova sempre delle giustificazioni che secondo me non trovano risposte insomma per quello che poi il Napoli effettivamente gioca in campo. Purtroppo si deve un attimo rendere conto di quella che è la situazione, oltretutto anche da quello che vedo tramite social invocano anche molto la società, no? Nel dire la società deve fare qualcosa perché comunque in questo momento già siamo, è vero che siamo ad ottobre, però comunque i segnali siccome non sono positivi bisogna prendere dei provvedimenti. 10 partite, 3 sconfitte con le 3 squadre forti, diceva bene il collega Troise, mi sembra di aver riconosciuto in forti, conferenza. E non tra le più forti in campionato almeno, esatto, perché Milan, Juve, Inter, Roma. Sì, ancora non l'hai beccato. È vero, Atalanta se vogliamo, Atalanta. Ma la Lazio è tra le più forti, no, le no, 6, è chiaro, 7, però il Milan ha affrontato Milan, Inter, Juventus, diciamo così. Ma su questo profilo tra un po' di Lorenzo, so che ha parlato a Sky, magari capiamo cosa ha detto il capitano, perché è importante capire anche dai segnali o dalle dichiarazioni cosa ne pensa la squadra di questo momento non drammatico sportivamente, però difficile con i segnali che sono, no Angelo, i segnali sono un po' più negativi dell'essenza delle cose, perché il Napoli è in corsa ampiamente per qualificarsi agli ottavi di Champions League, è ancora in corsa per la qualificazione in Champions con l'obiettivo minimo della società, però obiettivamente i segnali sono più negativi dei risultati, non stasera evidentemente, ma in generale. Soprattutto le facce dei calciatori, li ho visti un po' perplessi, sconcertati, come se la situazione la subissero dal punto di vista proprio umorale, quindi quando la squadra si deprime poi è difficile che le cose girino meglio, insomma è difficile riprendere quota quando l'umore non va bene. E vorrei capire un attimo a Castelvolturno quale sarà poi alla ripresa il confronto che ci sarà tra la squadra e l'allenatore, perché qui veramente urge una svolta veramente, veramente decisa, non si può andare avanti così. Ecco, non sembra essere in bilico stasera Garcia, vedremo insomma De Laurentiis che ragionamenti sta facendo, perché poi alla fine Fabiano è lui che decide. È chiaro che il Napoli deve assolutamente centrare la Champions League anche per motivi economici. Ricordiamo che la Champions League porterà alla prossima Champions League 2 gare in più sicuramente, un 30% di introiti in più, al di là del fatto che ai tifosi interessa andare, provare a vincere, andare in competizioni importanti. Fabiano, Garcia punta sempre energia, determinazione, non possiamo subire quei gol, però l'analisi tattica dov'è? Non la fa, ma si vede anche, non l'ha mai fatta. Si nota. Io ragazzi, ti vorrei anche dire, mi sembra di sentire Gattuso sì, ancora sì, veramente. Siamo in veleno. Ma Gattuso parlava un po' andiamo di tattica, a pizzicare però. Veleno, sì, Garcia parlava molta anche. Magari Garcia è più bravo per carità, però il problema è che ora De Laurentiis, oltre al fatto dei introiti, è vero, siamo ancora all'inizio, quindi manca tanto tempo per vedere se poi si arriva in Champions League o meno,
ma tu hai dei giocatori che hanno un valore, ma se giocano così il valore si abbassa tanto. Lobotka non vale più come valeva l'anno scorso, cioè già dopo queste partite ti si è abbassato, il valore si abbasserà per tutti, quindi questa è un'altra valutazione sicuramente che anche questi insieme all'eventuale qualificazione in bilico, non ancora per carità, l'ottava giornata è prestissima, però insomma c'è delusione come credo nel prossimo e ultimo tifoso che ci ha chiamati. Pronto, buonasera. Come ti chiami? Pasquale da Napoli. Ciao Pasquale, dici la tua. Allora, io penso che sia una serie di errori, non solo questo. Prima di tutto, in effetti un mercato disastroso, solo al guadagno, con milioni e milioni di guadagno. Il Napoli ha incassato 800 milioni l'anno scorso, tra Champions, troppe varie, e poi dopo ha chiuso una campagna acquisti con più 13 milioni. Ecco, dici parte da a monte al mercato. Poi Pasquale, se puoi sintetizzare perché siamo in chiusura, però prego, dici la tua ancora. Questo è il problema, quindi io penso che Garcia non vada via e che dietro ci sia proprio un disegno societario, perché per vendere Osimhen a gennaio. Addirittura. Grazie. Grazie Pasquale, io non credo Arturo che il Napoli abbia l'intenzione di vendere a gennaio Osimhen. Vendere sempre tutti al massimo del prezzo, quindi così non lo vendi comunque al massimo del prezzo. Io credo che poi De Laurentiis sia un bivio tra quella che è la realtà che stiamo vedendo e quella che è stata una sua scelta. Quindi deve capire se vale di più la sua scelta o quello che ci sta raccontando il campo. È una bella scommessa per lui, i segnali sono inquietanti, al di là delle sconfitte, tre giocatori che ti mandano a quel paese dopo appena due mesi di calcio, lo stato che fischia la squadra che ha lo scudetto sul petto, ragazzi. I segnali sono molto inquietanti. Sono intervenuto sull'anche diciamo la come è uscito Politano, insomma la contrarietà con cui è uscito Politano, e tra un po' Eugenio ci fa capire cosa ha detto Di Lorenzo esattamente. Paolo, prima di salutarci, a chiusura di questa serata brutta, cosa si può dire di positivo? C'è qualcosa di positivo, cioè non di stasera evidentemente, ma ci lascia qualcosa che possiamo dire? Però attenzione, Napoli è forte, può risorgere, Garcia forse ha capito, non ha capito, oppure no, in questo momento bisogna dare una sterzata forte. Nell'amarezza ho visto comunque due segnali che possono essere incoraggianti, cioè soprattutto la maturità di Zielinski, che sta diventando un giocatore completo, cosa che per anni non lo è stato. Ora non è solo bellezza, ogni tanto colpi, ma viene anche a sacrificarsi, sa difendere, si è caricato la squadra sulle palle, mi ha mostrato una crescita anche come giocatore in completezza. E lo stesso Nathan, che rimane un ragazzo giovane. Ricordiamo che non ha detto una castroneria quello che ha parlato di qualche fallimento anche negli acquisti, perché il mercato del Napoli ha parecchie doveva arrivare il difensore forte, il centrocampista di livello alto, perché non si passa dai 50 di Coppa Miners, avevamo degli esterni, ora esterni c'è rimasto solo Politano, esterno destro classico, solo esterno destro, è grave questo, è vero. Allora, noi al ribasso è una strategia che può essere anche dal punto di vista, sì, ma magari mantieni certi calciatori, ma con quale spirito poi? Certo, quella frase che sembrava grave di Giuffredi in estate vuol dire che lui resta, rimarrà a Napoli da scontento in una squadra di scontenti. Forse questa squadra di scontenti davvero lo è anche dal punto di vista contrattuale. Però Di Lorenzo cosa ha detto? Sì, Eugenia? Dice: l'obiettivo del Napoli è sempre lottare per il titolo. E continua: l'obiettivo del Napoli è di stare là davanti con le altre e lottare per il titolo. Stasera brutta sconfitta, la Fiorentina ha giocato molto meglio, non possiamo fare queste partite qui in casa, dobbiamo fare di più. Non mi piace sentir dire che ci manca fame, non è così. Poi pare che Ascari abbia detto anche: non va bene, questi gesti non vanno bene di Politano e di altri, non vanno bene, non ci sono frizioni con Garcia. Però che mi sembra ci manca fame, e il tecnico dice non c'è cazzimma, evidentemente non sono d'accordo, quindi Di Lorenzo e Garcia, no? Sì, tra l'altro Garcia che dice Di Lorenzo non ci sono frizioni con Garcia, questo è importante che il capitano lo dica anche pubblicamente, al di là di quello se è vero o non è vero, è importante che si provi a remare tutti dalla stessa parte, come abbiamo fatto noi questa sera con tanti ospiti, tanti collegamenti, sperando di poter commentare una vittoria del Napoli. Così non è stato, però insomma grazie per averci seguito in tanti, anche tramite le telefonate che riproporremo anche come mezzo per interagire con voi. Grazie davvero a Paolo Specchia. Paolo, grazie, buona grazie serata. Grazie a te Dario, buonanotte. Buonanotte a Arturo Minervini, che torna ovviamente poi già domenica prossima con me, la Domenica Azzurra, ma anche poi in 16 Napoli dopo Verona Napoli. Grazie a Fabiano Santacroce, grazie a Fabiano. Grazie a te, grazie a voi e forza Napoli.
nonostante tutto, diciamo. Grazie ad Angelo Forgione. Ciao Angelo. Buonanotte a tutti. Grazie a Eugenia Saporito. Buonanotte a tutti, alla prossima. E devo ringraziare tutti gli amici tecnici, Aldo Fenizia qui in studio, Peppe Andrita e Orlando Matarazzo in regia. Voi per averci seguito, Sonia Lantella e Angelo Giuliani per i regolamenti esterni, con Amato Di Sunno per la parte tecnica. Grazie per averci seguito. Andiamo a letto molto amareggiati. Il Napoli però resta forte, quindi si riprenderà. Speriamo di sì, vi analizzeremo insieme a voi tutto quello che accadrà in settimana. Domenica prossima altra analisi un po' più a freddo alle 21 con la Domenica Azzurra. Nonostante la sosta ci saremo. Ciao a tutti.